Eccomi. Oh no, questo no! Una vampira! Aiuto! Una vampira! Purtroppo non possiamo fare nulla. Siamo davvero dispiaciuti. Oh no, non posso crederci, la nonna! Cosa? Scusate, devo andare! Wow, qualcuno ha bisogno di aiuto! Cosa c'è che non va, cara? C'è una vampira! Vero? E abbiamo anche finito i dolci! Oh no! Ah, non c'è problema! Ne faremo altri! Te l'avevo detto! Scegliamo la prima sfida! Ecco il primo round, colore giallo! E vai, proprio come me! Oh, non ero pronta per questo! La vampira prende il bianco! Cosa? Come sono finita qui? E l'ultimo compito! Se tutto va bene, la fortuna sarà dalla mia parte! E lei riceve... Ehi, mordi le tue di unghie! Ops! Rullo di tamburi! La nonna riceve... Wow! Il rosa! Oh, cominciavo a preoccuparmi! Adesso vediamo cosa cucineremo! E sono... Cupcake! Facile! Prima dobbiamo rompere le uova! Ehi, fai attenzione! Bah, ci sono uova ovunque! Ho avuto sfortuna con questa vicina! Mi dispiace! Questi non sono giocattoli! Li ho visti e presi prima io! Serve un approccio serio! Versiamo gli spinaci, il sale, il sedano, un po' di verza e la farina! Adesso frulliamo tutto! Cosa sta succedendo? Non funziona! Dai, parti! Come posso far funzionare questa cosa? Forse ballare aiuterà! Accenditi! Ho un'idea! Penso che ne verrà fuori qualcosa di buono! Pikachu! Che carino! Non guardarmi così! Carica il frullatore, per favore! Beh, non lo so! Ti do il ketchup! Lo vuoi? Che buono! Ok, facciamolo! Pikachu! Ehi, puoi mirare meglio? Vediamo cosa riesco a fare io! Rompiamo il caramello! Ehi, cos'hai che non va? Vediamo se ti piace! E così sarà per tutti! Pronto, venite presto! Eh? Dove mi state portando? Lasciatemi andare! Grazie mille! Adesso decoriamo i cupcake con la crema alla banana! Penso che sarà fantastico! Disegniamo la mia faccia sopra! Anzi, no! Disegniamo le guance con il ketchup! Carino! E le orecchie! Che meraviglia! Potrei mangiarlo subito! È tornata! Non farlo mai più! Oppure me lo ricorderò! Cos'è? Il tuo colore era bianco! Sta infrangendo le regole! Sei così fastidiosa! Ecco la crema ed è bianca! Perché non esce? E dai! Ops! Non volevo! La mia faccia! Stai combinando un pasticcio! Scusa, ma la bellezza richiede sacrificio! Ora avrò i muffin più belli! Decoriamoli con le scaglie di caramello! E il mio ingrediente segreto! La salsa di fragole! Ehi! Non è sangue, vero? Non posso perdere con dei muffin così belli! Che crema di verdure densa! Sembra che dovrò chiedere nuovamente aiuto! È già finito? Eccone ancora! Aiutami con i cupcake! Facciamolo! Pikachu! Oh, grazie! I miei cupcake alle verdure devono essere decorati! Così! Meravigliosi! Allora, li assaggi! Sembrano interessanti, ma non hanno un buon profumo! Non mi piacciono le verdure! Che schifo! Puzzano! Non li mangerò! Dov'è il bidone della spazzatura? Questi cupcake finiranno lì! Il mio cuore è in frantumi! Pranzo! Non farlo! Svegliamola!
Ah, sto bruciando! Cos'è quest'acqua? È santa! Come ti è venuto in mente? Scusa, proviamo con il fulmine! Oh, pensavo fosse tutto un sogno! Wow, che bel dolce! Devo assaggiarlo! Ha un buon profumo! Ma che sapore ha? È marmellata? Perché c'è il ketchup? No, non va bene neanche questo! Niente punto! Ma ce l'ho messa tutta! Che giudice severa! Wow, che creatività! Assaggiamo! È vetro? Avrei dovuto metterci del vetro? Sono così nervosa! Sto sudando! Oh, una soluzione salata per i denti! Mi è piaciuto tanto! Hai vinto! Evviva! Ero così preoccupata! Siete pronte per il secondo round? Sì, vai! Cosa? Nero? Tocca a te, Pikachu! Wow, farò una Pokéball! Nonna! Oh, il giallo! Adesso conoscete i vostri colori, ma la cosa più importante è... Non tenerci con il fiato sospeso! Cosa c'è dentro? Wow, interessante! Proviamo a fare la pasta! Buonissima! Meraviglioso! Nessuna idea! Me la caverò facilmente! Bene, allora cominciamo! Ehi, puoi stare attenta? Come hai fatto? Non è adorabile! Che incubo! Dobbiamo stare attente! Ma queste nuove arrivate non possono superare la mia pasta! Non solo sarà creativa, ma sarà molto, molto salutare! Guarda quante verdure! Ottimo! Il mio ingrediente distintivo! Non osare, è solo una bambina! Che barba! Va bene, allora aggiungo un po' di nero di seppia! Oh sì, nessuno può resistere alla pasta nera! Semplicemente perfetta! Dispongo tutto nello stampo per l'estetica! Un po' di rosso e ovviamente gli occhi per il nostro piccolo teschio! Che bello! Il più gustoso e il più spaventoso! Mettiamo a bollire la pasta! Come si apre? Proviamo un trucchetto! Wow! Ops! Non ci entrano! Né così né così! Cosa fare? Devo romperli! Le sirene! Cosa sta succedendo? Mamma mia! In Italia ti metterebbero in galera per questo! Guarda, impara a cucinare correttamente la pasta! Ora si spiega! Così, grazie! Ti osservo da vicino! Sembra pronta! Ora i pomodori! Prendi questo pomodoro! Sono una vera ninja! Che esibizionista! Ora devo frullare i pomodori! Vai, frullatore! È venuto piuttosto bene! Ora raggiungo la pasta! È venuta benissimo! Tagliamo un po' di nori! La pasta Pokéball è pronta! Per favore, inizia dalla mia! Bellissimi! Perfetti! Iniziamo la degustazione! Un tuffo nel ketchup! Mamma mia, che bontà! Buona da leccarsi le dita! Meraviglioso! Vinci un punto! Sì, ho vinto! Piu, piu, piu! Possiamo festeggiare meno pericolosamente? Vuole finirci! Oh, smettila! E dai, il mio primo punto! Allora, chi è la prossima? Nonna, hai aggiunto di nuovo le verdure! Quante volte devo dirtelo? Va bene, l'assaggio! Oh, il mio piatto! Spero che non se ne accorga! Che disastro! Farò finta di niente! Niente, punto! Non mi vuole più bene! Oh, perdonami, per favore! Non lo farò più! Wow, che presentazione interessante! Chissà se è anche commestibile! Delizioso! Ci sono anche delle caramelle gommose! Lo adoro! Oh sì, sono la migliore! Cos'è questo? Per favore, non mangiarlo! Assaggiamo! È zucca? Che schifo! Nessun punto! Oh, non lo sopporto! È fuori di testa! Pronte per la fase finale?
Oh sì, il mio colore preferito. Finalmente un po' di fortuna. Ma cosa combina? Cos'era? Nonna azzurro! Posso inventare qualcosa. Pikachu, tu il nero. Oh no, odio il nero! Che cosa cuciniamo? Round finale, frullati! Così va meglio. Iniziamo la preparazione. La mia bevanda dovrà essere azzurra. Lasciamo solidificare la gelatina. Cosa posso fare? Vediamo cosa abbiamo qui. Bel bicchiere. Ora preparo il guanto. Lo riempio di acqua. E lo metto nel congelatore. Perché mi è uscito il colore nero? Io adoro il giallo! Oh, va bene, ce la farò! Aggiungiamo il colorante alimentare. Bisogna mescolare bene. Finalmente! Te l'ho già detto, non puoi dare il sangue a una bambina! Vecchia strega, è succo di ciliegia! Davvero? Non mentirmi! Ti ho beccata! Ecco il tuo succo di ciliegia! Che barba, rovina tutto il divertimento! Tagliamo le fragole e poi i lici. Sarà molto gustoso. Il nostro guanto si è congelato. Proprio quello di cui abbiamo bisogno. Lasciamo raffreddare la nostra bevanda e non posso dimenticare la cannuccia. Versiamo la miscela nel bicchiere. Una crema super gustosa. Aggiungi la crema sopra e degli occhietti di bellezza. E non dimentichiamo le orecchie. Pikachu! Una cannuccia ed è fatta. La gelatina si è solidificata. Adesso la prendiamo con una forchetta e la trasferiamo nel bicchiere. Un po' di panna e ancora gelatina. Facciamo più strati. Allora, che ne dite? Sembra che manchi qualcosa. Oh, lo so! Nonno, prestami questa. Guarda cosa ho trovato. Zucchero filato. Semplicemente adorabile. Pronta a provare i nostri frullati? Che profumo fantastico! Wow. Proverò quello della nonna. Delizioso! E anche lo zucchero filato è dolce. Hai visto dov'è finita la mia barba? Oh, eccola! Che schifo! Nonna, niente punto! Oh, ne ho abbastanza! Wow, che bello! Gigante! E che bella mano! Ottima idea! Ed è così buono che sono pronta a berlo tutto il giorno! Hai vinto un punto! Che bello! Creativo e ti assomiglia! Buono! Adoro questa bevanda! Ma aspetta! Non è nera! Hai dimenticato qualcosa! Beh, c'è un po' di nero dentro! Questo non conta! Niente punto! Ma il frullato era buono! Pikachu! Oh, sembra che si sia arrabbiata davvero tanto! Non voglio perdere! Ah, qualcuno ci aiuti! Me ne vado! Smettila! Assolutamente no! Non ti perdonerò per questo! Aspetta! Pikachu! Ah, è fuori di testa! Ok, vai allora! Ho ancora delle cose da fare! Finalmente posso riposarmi un po'! Ci sono tantissime ricette qui! Ma il carattere è così piccolo che mi serviranno altri occhiali! Oh! Un altro urlo? Per favore, non ditemi che sta succedendo di nuovo! Cosa fare? Cos'è successo? È sangue! Fai attenzione! Appetitoso! Oh! Che cos'è? Marmellata! Che peccato! Ho molta fame! Cosa hai detto? Qualcuno ha fame? Datemi da mangiare! Aspettavo queste parole! Evviva! Super! Iniziamo la sfida culinaria! La cucina è il mio elemento! Voglio partecipare anch'io! Ehi, anch'io! Oh? Più partecipanti significa più cibo! Sono d'accordo! Partecipi anche tu! Non potete battere la vecchia scuola! Vedremo! Allora, il primo compito! Sembra che sia nascosto qui dentro! Scusa, SpongeBob, ho troppa fame! Dammi il compito e abbiamo finito! Oh, ecco qui!
Partecipanti, dovete preparare un hamburger! È pieno di calorie! Oh, per prima cosa dobbiamo preparare dei fragranti panini! Non sbirciate! Stavo solo scherzando! Guardate, imparate! Stendo l'impasto, ritaglio un cerchio, ora aggiungo dei tagli! Meno male che ho sempre il bruciatore con me! Ho paura! Prima i panini! Perfetto, dividiamolo! Attenzione a non tagliarsi! Ora aggiungo un po' di lattuga! Serve della carne macinata! La impasto bene? Oh sì! Ah! Diamo forma alla polpetta! Cos'è questo grido? Sono tutta sporca! Non litigate nella mia cucina! Oh, non farci caso, polpettina! Secondo round! È decisamente pazza! Finché non sarà dorato! Adesso passo al ketchup! Ne prendo un po'! Ci siamo! Il mio hamburger perfetto è quasi pronto! Un po' di cipolle! E voilà! Ah! Il mio ingrediente segreto! Ora è abbondante e nutriente! Cosa ne pensate? Wow. Ottimo lavoro! Che piatto sporco! Deve brillare! Via, germi! Non voglio vedervi di nuovo qui! Non potete sfuggirmi! Non provateci nemmeno! Dai qui! Assolutamente no! Mettiti a cucinare! Non preoccuparti, ci penso io! Oh? Ciambelle! Saranno i panini! Oh, quanti dolci! Non potevo sognare una felicità simile mentre gli altri vivevano nel lusso! Guardala, parla quella spazzatura! Oh, perdente! Non è divertente! Ragazzi, che succede? È ora di pranzo! E vai, pranzo! Cosa c'è per pranzo oggi? Oh, potrei mangiarli per sempre! E io dei dolci! Assaggiali! Deliziosi! A differenza degli altri, non sono stata così fortunata! A pranzo ho mangiato solo pane secco, semplice in sapore! Non è giusto! Oh, basta lacrime! Io sono forte! Questo sarà l'hamburger più dolce del mondo! Aggiungo un po' di sciroppo! Fatto! Ora... Ah! Una macchia! Ci è mancato poco! Continuiamo! Strisce di gelatina! Dolci! Ah! Il profumo del marshmallow! Cosa c'è di meglio? Ancora? Oh, non posso sopportarlo! Cosa? Un'altra? Ce n'è più di una! Lins, non vedi che sono occupata? Smettila di disturbarmi, capito? Ehi, rilassati, sei cattiva! E tu sei sporca! E il tocco finale! Una fontana di M&M's! La mia creazione è pronta! Non lo mangerei mai! È ora di mostrarvi l'alta cucina! Un panino colorato con formaggio svizzero! Un taglio caratteristico! Bellissimo! La mascella superiore! E un po' di sangue per stuzzicare l'appetito! Cosa stai facendo? Ferma! Ecco, prendi il ketchup! Che vecchia signora fastidiosa! Ok, ketchup messo! L'hamburger del vampiro è pronto! E i pipistrelli! Grazie! Avevo proprio bisogno degli occhi! Aggiungiamo un po' di fuoco! Oh sì! Buh! Vecchia fifona! Siamo pronte? Assaggia! Wow! Quello della nonna sembra appetitoso! E questo sembra un mostro! Wow! Voglio quello! È ora della degustazione! Cipolle! Ma è pieno di vitamine! L'hai rovinato! Zero punti! Ma mi ero impegnata tanto! Ora passiamo all'hamburger mostruoso! Spero che le piaccia! Questo è davvero gustoso! Proviamo gli occhi! Insolito! Mi piace! Davvero? Anche questo è commestibile! Oh no! È peperoncino! Aspetta, per favore non farlo! Ah! È piccante! Oh no! Ho perso! Così va meglio! E ora passiamo alla contendente principale! Spero che non lo butti via! Oh, sono così nervosa! Una ciambella con M&M's! Mi ha fatto i complimenti? Che prelibatezza! Questo è proprio di mio gusto! Quello di Cenerentola è il mio preferito! Bella, ha mangiato tutto!
quanto ero preoccupata. Congratulazioni! E vai, non posso crederci! Nessuno è migliore di me! Oh, i giovani! Volete vedere un trucco? Trum, trum, food! Ta-da! Brava! Che cos'è? Cucinerete una torta! Avete capito? Fatta di cosa? Non avreste dovuto sfidarmi! Ho la vittoria in tasca! Sono stata 3 volte campionessa! Pow! Kaya! Cosa le è preso? Oh no! È tutto sporco! Sistemo tutto! Torno subito! Qual è il prossimo step? Facciamo una piscina per l'uovo! Ora mescoliamo l'impasto! Ancora? Ma stai scherzando? Possiamo rallentare un po'? Burro! Mescoliamo bene! Capito! Ora posso fare anch'io una torta! Farina! Fatto! Spero che sia sufficiente! La mettiamo nello stampo e nel forno! Oh, si è distratta! La spaventerò! Beh! Buh! Ah, che incubo! Ehi, smettila! Stavo solo scherzando! Continuiamo! Fare una piscina per l'uovo. Adesso verso tutto. Mescolo finché non diventa un impasto. Perfetto! Avanti! È così matura! Quasi dimenticavo i denti! Buongiorno! È ora di mangiare! Posso prenderlo? Aspetta! Deve essere gustosa! Che incubo! Fatto! Serve solo un po' d'olio. Voilà! Adesso mescoliamo bene. Grazie, insegnante! La parte più importante è il ripieno. Ti sto raggiungendo. Penso che farò io la torta migliore. Dovrebbe essere tutto. Queste sfide sono così estenuanti. Aspetta la sfida! Il tempo è quasi finito. O la va o la spacca. Farina, uovo, burro, mescolo. Ah! Nello stampo! Bisogna sbrigarsi! Perfetto! Penso che sia ora di aggiungere anche il ripieno. Di nuovo? Smettila! I bambini non bevono sangue! Usa la testa! Prendi la marmellata! Sei così noiosa! Ah, non sembra nemmeno sangue! Come fanno le persone a mangiarla? Sono in ritardo! Oh, come ho fatto a dimenticarlo! Lenticchie a destra! Grano saraceno a sinistra! Cos'è quell'odore? Oh no! Mi sono dimenticata della torta! È un po' bruciata! Un po'? Cos'è? Cos'è successo? Ho rovinato la torta! Shh! La fata madrina ti aiuta sempre! Trum trum food! Beh, cosa ne pensi? Sei incredibile! Non è niente, sono fatta così! Abbiamo un'avversaria seria! Bene, è ora di passare allo strato superiore. Tagliamo le strisce. Zero immaginazione. Farò a modo mio. Perfetto. I classici sono sempre di moda. Ah. Cosa ne pensi? Cosa? Farò di meglio. La mia torta metterà fuori combattimento tutte. Non sognare nemmeno di vincere. Devo farla cuocere. Torniamo tra un secondo. È ora della presentazione! Ah, non resisterà a tanta bellezza! Questa è una vera torta, ti piace? Wow! Avete fatto tutte un ottimo lavoro! Per favore, assaggia la mia! Vediamo! Com'è il ripieno? Sì, fragole! Che torta fantastica! E tu che volevi versare il sangue? Meglio liberarsene! Non osare! Per favore! No! Di niente! Oh! Oh, che succede? Un dente? Così non va! Cosa? Prima il sangue, adesso questo! Non ho mai visto niente del genere! Sembra gustosa! Avanti, assaggiala! Oh, è mezzanotte! Un topo! Ah! Spiegaglielo! Beh, devo andare! Bel soggiorno, è ora di volare! Ah! Portatelo via! Oh no, c'ero così vicina! Oh, riconosco la torta della nonna! Deliziosa come sempre! Potrei mangiarla tutta! Che buona! Oh, sono piena! Oh, chi ha vinto? Congratulazioni! Pronte per la gara finale? Vediamo! Un frappè! Posso farlo! Il frullatore! Fragole!
Un po' di gelato. E cos'è un frullato senza latte? Chiudiamo e frulliamo! Massima potenza! E massima bontà! Vi piace la mia carrozza? Poverina! È la stagione perfetta! Che ti succede? Vuoi stare attenta? Scusa, non pulirò più. Sono qui per vincere. Dovrebbe essere dolce. Aggiungo un po' d'acqua. La zucca deve ammorbidirsi. Trasferiamo la polpa nel frullatore. Aggiungiamo un po' di latte. Frulliamo la polpa in un purè. E sarà super gustoso. Quasi dimenticavo la panna montata. Che bello! Aggiungerò un po' di cannella. E il tocco finale. Pronti per la degustazione. Ora lasciate che vi mostri un frullato da vampiro. Oh! Ancora? Niente sangue! Dai qui! O ti butto fuori! Ma non buttarlo via! Non stai nascondendo nulla, vero? Non è tutto! Sei così fastidiosa! Prendi! Hai rapinato una banca del sangue o cosa? E questo? Tranquilla, è succo di ciliegia! Va bene, ti credo sulla parola. Ma può essere così affamata? Terribile! Bene, vincerò e prenderò del sangue nuovo. Innanzitutto, il bordo. Proprio come una ciambella. Wow, dove l'hai imparato? Aggiungiamo un po' di panna. E la ciliegina sulla torta. Voilà! Pronto! Ta-da! Per favore, inizia con il mio. Wow, non me l'aspettavo! Inizierò con quello! Marshmallow! Ora assaggiamolo! Un punto a Cenerentola! Evviva! Wow. Vittoria! Ora passiamo al frappè della nonna! Oh, solo un sorso! Un punto per la nonna! Oh, grazie! Wow. E l'ultima contendente! Fantastico! Delizioso! Evviva, ora sei una di noi! Era uno scherzo! Mi sono spaventata tanto! Vai a giocare con la tua amica! Forse dovrei provarla! Sei divertente! E anche questo un dolcetto! Un ragno! Via! Nessun punto per te, Lins! I risultati della sfida culinaria. Nonna 2, Cenerentola 2, Lins 0. Cosa? Che imbarazzo. Te ne sei accorta adesso? Ha ragione. 0 è proprio ciò che ti meriti. Davvero? Smettetela. Oppure ve ne pentirete. Basta. Voi due siete delle rane disgustose. Non costringetemi a... Cosa ci cucinerai una delle tue brodaglie? Prendete questo. Oh, che paura. Cosa ci farà? Oh, cosa sta succedendo? Via! Oh, è così bello qui. Ora tocca a me condurre la sfida culinaria. No, non contare su di me. Fallo da sola. Oh, voi, Pokémon disubbidienti, affronterete la mia ira. Oh, ora penso che tutti ti ascolteranno molto attentamente. Il primo premio della sfida di oggi è la Gold Cup. È davvero luccicante. Nessuno le rimane indifferente. Tutti sono incuriositi. Ma la coppa non è così facile da ottenere. Che la sfida culinaria abbia inizio. Ecco l'elenco dei contendenti. Jigglypuff si fa creativa. Il suo microfono si trasforma rapidamente in un mattarello. Beedrill non resta indietro. Ha dotato i suoi pungiglioni di una frusta. Rapidash cucinerà tutto esattamente secondo la ricetta. Charizard, come un vero capo, le assegna un incarico. Miau! Il cibo non è un giocattolo. Si stava solo riscaldando prima di rilasciare i suoi artigli. Ben fatto! Ma non ha impressionato Charizard. Cosa sta facendo Eevee? Potrei scorrere il feed più tardi. Ma Eevee aveva già finito. Charizard è curiosa di vedere il suo piatto. Che cosa? Eevee preferisce una colazione classica. Beh, non è un piatto? Chari è furiosa. Non tollera la pigrizia. A quanto pare anche il latte e i cereali possono essere rovinati. Ora è la colazione di un minatore. Con Charizard non si scherza. Ora tutti prenderanno più sul serio il concorso. I
Eevee abbandona la sfida. Pikachu fa più degustazioni che cucinare. Beedrill è riuscita a cambiare l'attacco sul pungiglione. Ora ha una tasca da pasticcere. Beedrill con il suo nuovo gadget ha deciso di fare il gelato. Anche Pichu vorrebbe una mano così. Beedrill è entusiasta del suo know-how. Penso che Pichu abbia un piano. Una parola magica e uno shock a volte possono fare miracoli. Beedrill ha capito cosa vuole Pichu e le dà il gelato. Tutto ha un sapore migliore con gli M&M's. Buon appetito! Povero Beedrill, lo shock è stato troppo forte. Anche Charizard ha ricevuto del gelato speciale. Non tollererà tutto questo casino in cucina. Beedrill ha già iniziato a rimpiangere le sue modifiche. Pichu non riesce a resistere alle risate, nemmeno di fronte alla sua rimozione. Chari la squalifica. Pichu non tollera questo comportamento e decide di difendere l'ape. Wow, sei coraggiosa, Pichu. Due persone vengono eliminate dalla sfida contemporaneamente. Snorlax non ha fretta di viziarci con i suoi capolavori culinari. Rapidash invece sembra determinata a vincere. Tutti gli ingredienti sono a posto. Snorlax ha deciso di svegliarsi al momento della premiazione. Sta facendo un bel sogno. Oh, guarda che gentleman! Hai buon gusto, Snorlax! Rapidash ha deciso di ottenere dei punti extra. Ha già così tanti ingredienti che non c'è più posto sulla tavola. Questo è lo spirito della vittoria. Sembra che il nostro Don Giovanni sia nei guai. Svegliati, non dormire! Beh, cosa hai cucinato? Gli sforzi di Rapidash non sono stati vani. La chef vede una degna contendente per la vittoria. Beh, Snorlax, vergognati! Ma il Pokémon non ne ha affatto turbato. Un minuto ed è fatta. Peccato che non sia una sfida di pisolini. In quel caso non avrebbe avuto concorrenza. Snorlax riesce a malapena a sbattere le palpebre. Cosa può fare? Rapidash non si ferma. Snorlax striscia verso il traguardo come una tartaruga storpia. Ma ecco la sua chiave della vittoria. Aspetta, dov'è finita? Abra, sei tu? Oh, che imbroglione! Snorlax è pronto a punire il mascalzone, ma Abra vuole coprire questo piccolo incidente con un vasetto altrettanto piccolo di Nutella. La brava Rapidash è già passata alla fase successiva della preparazione e Snorlax non riesce a riprendersi. Abra intanto ha preso un cucchiaione per la Nutella. Perché prendersi gioco dei più golosi? Ma Abra sta assaporando questo momento in tutti i modi. Oh no, Snorlax non ce la fa! Ma Abra, stai spezzando il cuore di Snorlax! Ma si ribellerà! Ehi, non agitarti troppo, amico, è solo Nutella! Ok, ok, Abra ha capito. Snorlax vuole delle scuse. Abra ha deciso di rimettere tutto com'era. Snorlax ora è felice. Mossa intelligente, Abra! Bravo! Ops! Un barattolo così piccolo ed è esploso così forte! Oh no, non il ricettario! Ah, non finirà bene! Abra, sai cosa otterrai per questo? L'incenerimento! Sembra che abbia fatto un gran pasticcio! Abra abbandona gli Hunger Games! Rapidash ha trovato un impiego per il suo corno! La sua fortezza di ciambelle è bellissima! Snorlax si è allontanato solo per un minuto! Quando ha avuto il tempo di fare tutto? Semplicemente non ha dormito durante la competizione! Quindi lei non vuole dormire! Risolviamo subito! La melodia di Snorlax è incantevole! Come quella di Jigglypuff!